leggere i titoli ci ha coinvolto direttamente perché sembra che, anche se i danari non hanno nome, siano stati utilizzati i fondi del Fondis, della Previdenza Integrativa, ed è possibile, perché dalle intercettazioni che abbiamo letto nei giorni scorsi, la concomitanza delle date che si sono succedute lasciano pensare che effettivamente si siano usati questi danari. Lo diceva prima Luca, lo dico anch'io, tornino quei danari nella disponibilità di Fondis e probabilmente torneranno. Perché Banca Centrale un po' più di liquidità di 63 milioni la dovrebbe avere. Il problema è che quei 63 milioni probabilmente rimangono sul groppone di tutti i cittadini. Rimangono. Siamo stati citati anche noi in queste intercettazioni. Non si è potuto approvare un tal decreto, il famoso 79, che era quello che stabiliva il credito d'imposta ed esautorava il Fondis, perché il sindacato rompeva le scatole. Però loro sapevano già che quel decreto sarebbe stato portato al 1° di agosto e sarebbe stato approvato. Noi firmavamo un accordo col governo ed il governo scriveva un decreto che disdettava quell'accordo. Ecco perché con questo governo noi abbiamo sempre avuto fatica ad avere dei rapporti. Decreti di luglio, mi sembra evidente, mi sembra chiaro che abbiano una paternità ben precisa a questo punto, dove l'obiettivo non era il bene del paese, ma il bene di una cricca che forse con il bene del paese non aveva nulla a che fare. Il governo questa cosa l'ha spiegata malissimo, l'ha spiegata male. Il governo dice che non sapeva. Io sapete cosa vi dico? Che questo è un fatto gravissimo, che il governo non sapesse. Ma sapete anche cosa vi dico? Che sono convinto, sono sicuro che il governo non sapesse. Sono assolutamente convinto che il governo non sapesse. Ma questo è ancora più grave. Il governo di un paese non sa che alti funzionari stanno tramando le sue spalle contro il paese? Ma è ridicolo! Prendano atto che è ora di finirla, di raccontarle troppo grosse. Dicono al paese come sta veramente la situazione. La questione è il debito pubblico. Questo paese ha un debito pubblico consolidato di 330 milioni di euro, di cui 220, sì. No, basta che bevo. Voi avete pazienza ancora qualche minuto, sì. Grazie. Debito consolidato, di cui 220, solo 220 di due terzi esatti, utilizzati per rifinanziare casse di risparmio. I 110 che rimangono sarebbero un debito assolutamente sostenibile per un paese anche delle nostre dimensioni. Ora ci parlano di un ulteriore debito da sostenere per cassa di risparmio di oltre 500 milioni, quello di cui vi dicevo prima che va ulteriormente verificato. Io non dico di no, non dico però neanche di sì, dico che noi vogliamo sapere, questa piazza vuole sapere come sono stati determinati quei 500 milioni, perché 500 milioni sono una cifra spropositata che porterebbero ad oltre 800 milioni di debito il nostro paese, il quale avrebbe delle grandissime difficoltà. Al momento in cui i cittadini sapranno quel debito come è stato determinato, allora i cittadini potranno anche fare dei sacrifici. Prima no, prima non accetteremo nessun tipo di diktat sulla base di quello che voi cercherete di imporci. Sulla pubblica amministrazione voglio dire una cosa, velocemente, non ho più tanto tempo, finisco subito. Non siamo d'accordo con i tagli lineari che hanno proposto, questi non li hanno scritti, ce l'hanno detto verbalmente. Pubblica amministrazione è 10 anni che non fa più il contratto, avendone avuto una perdita di circa, rispetto a chi l'ha fatto, di circa il 10%. Anche quelli sono lavoratori, capisco, sono lavoratori che hanno forse avuto meno attacchi dal punto di vista economico rispetto al settore privato, ma sono lavoratori che hanno dei diritti anche loro. Però non si può accettare un taglio unilaterale dello stipendio come quello che ci è stato proposto verbalmente, del taglio di un'ora di lavoro.
si può fare un discorso di lotta agli sprechi importante che non è mai stato affrontato, si può fare un discorso di lotta alle consulenze milionarie di cui non vogliono parlare. Noi su questo terreno ci siamo sempre stati e ci staremo anche domani. L'equità fiscale, tema alla base di questa mobilitazione, alla base di questo sciopero. Siamo ancora nella situazione dove i poveracci pagano più dei ricchi. Lasciatemi usare questo eufemismo, anche se sembra fuori dal tempo e fuori dalla storia, ma mi sembra che stiamo ritornando a questo. La riforma del 2013, sulla quale noi ci siamo fortemente impegnati, come lavoratori e come pensionati, dando il nostro contributo, si può dire che è miseramente fallita. È miseramente fallita perché le categorie di produttori di reddito da lavoro autonomo hanno addirittura diminuito il gettito fiscale. Metà delle imprese, anche questo lo diceva Luca prima, denunciano zero utili. Ma può essere possibile una roba di questo tipo? Non può essere possibile. Partiamo subito con gli accertamenti. Non c'è bisogno di aspettare la polizia tributaria. Che pure avevamo rivendicato noi 5 anni fa, proprio in questa stessa piazza. Oggi ci sono gli strumenti, se si vuole, per fare le verifiche e gli accertamenti, per far emergere quella vasta fascia di elusione, addirittura di evasione. Sulle pensioni, due parole, un tema importantissimo, non vi porterò via tanto tempo. La riforma è necessaria. Noi dobbiamo chiedere la riforma, noi chiediamo la riforma, noi lavoratori e noi pensionati. Però il confronto è fermo da mesi. Il governo ha deciso, aveva iniziato un confronto con il sindacato, poi ha deciso di andare a fare il bagno di folla, populisticamente, perché questo è un governo che sfocia sul populismo molto spesso. Probabilmente quegli incontri non gli hanno dato i risultati che volevano, perché i cittadini gli hanno dato più picche di quanti gliel'avesse dato il sindacato, e oggi ci troviamo in una situazione ferma di incaglio dal quale non si sta venendo fuori. Dica il governo finalmente cosa vuole fare, non si limiti a sollevare quello che è il problema del sistema pensionistico, che lo sappiamo tutti, che è un sistema che va rimodernato, che va modificato, dove io spesso dico dovremmo forse spendere un po' di più per prendere un po' di meno, ma si assuma la responsabilità di farla questa proposta, si assuma finalmente la responsabilità di farla. Noi siamo disposti, l'ho detto e lo ripeto, perché siamo gente seria, siamo persone coerenti, diciamo oggi quello che dicevamo ieri e lo diremo anche domani, siamo disposti a verificare anche le pensioni in essere, non siamo disposti però a passare al sistema contributivo, così come non siamo disposti ad accettare il fatto che il governo non metta più il suo contributo all'interno del fondo pensioni. Tre punti fermi dai quali noi partiamo, dove possiamo cominciare il confronto fin da domani mattina. L'ultima cosa, non certamente per importanza, poi ho finito, la questione della giustizia. Non entrerò nel merito, sapete il dibattito, le sfuriate che ci sono state a cavallo della fine dell'anno e di quest'anno, magistrati, dirigenti, eccetera, eccetera, eccetera. Io non so cosa sia successo, noi non sappiamo cosa sia successo, ma la sensazione che la politica sia venuta a contatto con la magistratura è una sensazione forte, e questo non può essere, perché la magistratura è il terzo potere dello Stato, non può essere mai e poi mai tirato dalla politica, mai e poi mai. La politica deve stare fuori dalla magistratura. Sono d'accordo con la posizione espressa proprio ieri dal magistrato dirigente, al quale va tutto il mio sostegno, va, e la mia solidarietà e la solidarietà di questa piazza, a tutta la magistratura, non alla maggioranza della magistratura, come ho sentito dire in una riunione di maggioranza l'altra sera. Concludo rivolgendomi al governo e alla maggioranza. Ascoltate questa piazza. Non ci siamo inventati nulla per portarli sulla piazza, abbiamo detto delle cose che il Paese ha capito, oggi c'è qui rappresentato tutto il Paese, probabilmente una parte del Paese che ha votato anche per la vostra maggioranza, me compreso. Oggi la maggioranza
ha un dovere in più di ieri di unirlo il paese. Non possono pensare di riuscire da soli a governare un processo difficilissimo, di grandissime difficoltà, di grandissimi sacrifici che il paese dovrà fare per il futuro. Unire il paese vuol dire parlare, vuol dire confrontarsi con noi, con le forze sociali e anche con la minoranza. Si faccia promotore quindi, ed ho finito per davvero, di una seria stagione di confronto che tiri fuori finalmente il paese dalla crisi e dal conflitto in cui inesorabilmente sembra che si sia infilato. Grazie di tutto e grazie principalmente per la partecipazione. Lavoratori, non andiamo via! Stiamo qua! Non molliamo!